ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Filiberto, ma cosa vi siete messi in testa oggi? Di dare una legnata a chi ci governa. Ma si sarà sentita questa legnata? È efficace, secondo lei? Beh, io spero di sì. Bisognerebbe però rivolgere la domanda a Bersani, che non è venuto in piazza, perché se ci fossimo stati tutti dell'opposizione sarebbe stata più forte la legnata. Sì, e soprattutto un sacco di elettori. Che sognavi tu? Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire. Amici miei, c'è Mario Monicelli. Benvenuto. Ciao. Salve. Che vi devo dire? Grazie, grazie. Compagni e compagne, grazie anche ai cittadini comuni per aver costruito una giornata così straordinaria di unità, di forza, di bellezza, di gioventù, soprattutto per combattere, per tenere duro, per cercare di spazzare via questo governo e la classe dirigente che lo sostiene, tutta completa, e costruire un avvenire soprattutto, e non bisogna scoraggiarsi, tenere duro sempre, perché nella continuità, nella lotta c'è anche la vittoria. Dobbiamo anche costruire una repubblica, una penisola che sia, dove ci siano tre componenti fondamentali, che siano l'uguaglianza, la giustizia, il diritto al lavoro. La libertà è un'altra cosa. Senza queste tre non c'è libertà. Allora, quindi, spero che avrete la forza per sostenere e tenere duro anche contro nell'impossibile, perché per ottenere questa libertà, che è soltanto a rimorchio di queste tre cose che vi ho detto, mi raccomando, tenete duro, siate forti e soprattutto viva voi, viva la vostra forza, viva la classe operaia e viva il lavoro. Grazie, non so altro che dire.